voi che assistete alla proiezione di questo film sapete quello che succede in altri 10 paesi meglio dei cittadini di quei paesi stessi. Perché oggi, in molte parti del mondo, la stampa non è libera di pubblicare quello che vuole. Anche in America c'è chi vorrebbe la censura della stampa, ma sono desideri vani, perché a Washington esiste un documento che contiene 11 parole. 11 parole che obbligano il governo americano a vivere sempre sotto l'accecante luce di una libera stampa. Questa è la storia di quelle 11 parole, di una notizia che non si poteva stampare. Nell'America del 1734 un simile spettacolo non era insolito. Chiunque avesse la testa sulle spalle sapeva bene che raccontare le proprie idee a destra e a sinistra significava cercare guai. Per avere espresso pubblicamente opinioni contrarie alla tassa sulla farina e alla persona del governatore di Sua Maestà, beh, il governatore Cosby non ci ha messo molto ad acchiapparlo, poveraccio. Ma in città c'era un certo John Zenger che stampava un giornaletto settimanale. Si interessava sempre dei fatti degli altri e parlava continuamente dei diritti del popolo, come se tutti avessero il diritto di criticare il governo. Ma il suo giornale ci piaceva. Era interessante sapere quali navi erano arrivate dal vecchio continente e quanti maialetti aveva fatto la scrofa di Ephraim Jones. A questo servivano i giornali. Ma Zenger aveva altre idee e di quando in quando riceveva la visita di gente come il giovane avvocato Alexander. C'era sempre aria di mistero, anche se le apparenze erano quelle di una qualsiasi visita di società. Si diceva che Alexander sapesse molte cose sul governo. Ed ecco cosa voleva far pubblicare sul giornale di Zenger: la prova che il governatore Cosby si appropriava illegalmente del denaro pubblico per il suo uso privato. L'unico soggetto che non si poteva toccare. John Zenger pensava che un giornale dovesse stampare tutte le notizie, ma sapeva anche che un governo assoluto non si limita a distruggere chi lo offende, ne colpisce la famiglia, gli interessi, gli amici. Poteva benissimo far finta di niente, dimenticare tutta la faccenda. E invece, la mattina dopo, ecco la notizia. Un'unica notizia, ma sufficiente per incendiare gli animi. La gente era stufa di pagare tasse enormi, era pronta a rivoltarsi. Ma la verità ha bisogno delle sue vittime. Il governatore Cosby era un gentiluomo ben educato che affermava di lavorare soltanto per il bene dello Stato. Ecco perché dette mano senza indugio alla sua campanella d'argento. Ed ecco i soliti metodi. Non è sufficiente arrestare il colpevole, bisogna anche spaventarlo, terrorizzare i suoi amici. Bastano una mezza dozzina di soldati in uniformi sgargianti e il gioco è fatto. Questa dunque era la fine di John Zenger e sapevamo che non l'avremmo più sentito nominare. Accadde invece uno strano miracolo. Mentre egli languiva in prigione, il suo giornaletto continuò ad uscire come prima. Ne trovavamo delle copie sotto la porta, negli involti della spesa, e sapemmo così che si era ottenuto di sottoporlo ad un processo pubblico e che Alexander in persona lo avrebbe difeso. Le notizie non ci mancavano. Zenger riusciva a mandarle dalla sua cella e sua moglie le stampava in una cantina aiutata dal vecchio Hank, ma sembrava che non servisse a nulla. Il governatore seppe che Alexander avrebbe difeso Zenger e poco tempo dopo gli fece revocare la licenza di esercizio della sua professione a New York. Quella notte Alexander uscì di città a galoppo sfrenato, ma ormai non c'era più nulla da fare. Così, la mattina del 4 agosto 1735, noi tutti indossammo gli abiti migliori e ci recammo ad assistere alla punizione di John Zenger. Sapevamo benissimo come sarebbero andate le cose. Il governatore aveva sistemato tutto a modo suo. Un giudice corrotto,
una giuria di straccioni spaventati. Un'accusa che non aveva mai perso una causa. E un imputato così avvilito dalla lunga permanenza in prigione da sembrare più un criminale che un cittadino ansioso di giustizia. In questo modo il governo non aveva più nulla in contrario a discutere la sua causa contro un cittadino. Ma chi poteva immaginare che si sarebbe continuato per anni a parlare di questo processo? Perché le cose andarono come le avevamo previste. Diffamazione del governo, sobillazione del popolo, un giornalista ignorante, una minaccia per lo Stato. E per tutto il tempo John rimase lì, in piedi, un'ora dopo l'altra, guardando la moglie e sapendo che la vedeva per l'ultima volta. Era finito tutto e il giudice si volse alla giuria che non aveva neppure abbandonato l'aula. Ma un gran fracasso ci distrasse. Un vecchio grande e grosso avanzava nell'aula con aria sicura, come se fosse a casa sua. Lo riconoscemmo. Era Andrew Hamilton, considerato in passato come il migliore avvocato delle colonie americane. Alexander aveva galoppato tutta la notte fino a Filadelfia e lo aveva convinto a difendere John Zenger. La sua voce risuonò nell'aula. Sono venuto a parlare per la difesa. Che male ci poteva essere a permettere a quel vecchio avvocato di parlare per qualche minuto? Nessuno avrebbe più potuto dire che il governatore non era giusto. Sotto gli occhi attenti di tutti, l'avvocato si preparò a parlare e senza neppure dare uno sguardo all'imputato, disse una cosa che ci fece restare di sasso. Il mio cliente è colpevole. Non potevamo credere alle nostre orecchie. E mentre nell'aula risuonavano ancora quelle terribili parole, egli si avvicinò alla giuria e cominciò a parlare. Parlò per un solo minuto, ma disse parole che mutarono la storia del mondo. Ecco ciò che disse. Questo non è il processo di un povero tipografo. È il processo di ogni uomo libero d'America. John Zenger è colpevole, ma colpevole di aver scritto la verità. I governi assoluti opprimono i loro popoli e quando il popolo si lamenta e chiede giustizia, il governo ne fa un delitto. Tutti gli uomini che preferiscono la libertà alla schiavitù sono qui processati insieme a John Zenger. Non per un uomo, ma per la libertà stessa. E il verdetto può essere uno solo, non per noi stessi, ma per i nostri figli. Per i figli dei nostri figli, in tutti gli anni a venire. Un diritto supremo per tutti, accordatoci dalle leggi della nostra terra, la libertà di dire e di scrivere la verità. Così, nell'incerto mondo di oggi, dove questi diritti vengono insidiati da ogni parte, 11 parole della Costituzione americana procurano ai giornalisti degli Stati Uniti l'invidia dei loro colleghi di tutto il mondo. Ma quasi nessuno conosce la storia di questi 4 uomini, uno incatenato sulla piazza della città, uno che rischiò la vita per la verità, uno che cercò la verità fino a trovarla ed uno le cui parole infiammarono un'intera nazione. Questi uomini sono oggi dimenticati, ma non è dimenticato il frutto del loro sacrificio e della loro lotta.